Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come sempre io sono il vostro Enomis e bentornati per il secondo episodio della saga su Dragon Ball Z Kakarot. Nel primo episodio abbiamo cominciato a prendere confidenza con le meccaniche di combattimento che verso la fine della prima puntata ho cominciato a prenderci un pochettino la mano. Abbiamo fatto un giro per la mappa e siamo venuti anche a conoscenza su come funzionano un po' le missioni secondarie e quello che puoi fare quando non devi combattere. Adesso andremo avanti con la storia. Dobbiamo incontrare i nostri amici a casa del maestro Muten nella Kame House e penso che ci sarà anche il primo incontro con Radish. Andiamo, non perdiamo tempo. Eccoci con Gohan e Goku. Pervertito. アポント。オラの一番の親友で、ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん。オラの知ってるやつの中では、かなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃ、じっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。 Ok, scusate ragazzi se vado un po' a zigzag. Ma leggo i sottotitoli o guido. Non ho ancora la patente per la nuvola d'oro. Eccoci arrivati. C'è nessuno? Eccoli qua, Bulma e Krillin. Ma si stupiscono appena gli dice Goku chi è. Appunto. Guardate la faccia di Bulma. Goku no ko. So da o? Henka? Konnichiwa. Hai. Konnichiwa. Son Gohan chun da. Son Gohan. So ka. 死んだじいさんの名前をつけたのか? ああ、 いい名前だろ? È passato molto tempo dall'ultima volta che hai visto Krillin. Vai a parlare con lui. Ok, va bene. Però aspettate, dentro la casa ci sono due cose che sbrilluccicano. Quindi forse posso andare dentro? Sì, ok. Allora, la prima che cos'è? Testo sacro di arti marziali. Bene, ok. E questo? Un ricordo da mettere nell'enciclopedia. Prima di iniziare ad addestrare Goku e Krillin, il maestro Muten ordina loro di portargli una bella ragazza. I due incontrano una ragazza di nome Lunch, che è in fuga dalla polizia, e decidono di condurla alla Kame House. Il maestro Muten è molto soddisfatto di Lunch, ma appena la fanciulla indossa l'uniforme, sì, guarda che bello uniforme che aveva, della scuola della tartaruga, accade qualcosa di incredibile. Lunch starnutisce e da gentile ed educata diventa sboccata e manesca. Oh, kame no. Ok, torniamo fuori e andiamo da Krillin. Goku, ti credo, con la moglie che ti ritrovi, te lo dico sempre. Potevi trovartela una meglio, meno rompiscatole. そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち、何を話しておるんじゃ?僕たち何も。てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。いや、やっぱじっちゃんには叶わねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べてよく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。
返す言葉もございません。よし。お主らには日々が修行だということを忘れんように、この課題を授けようかの。 E che è sta cosa? Hai sbloccato il manuale d'addestramento della scuola della tartaruga. 修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じいちゃん。はい、無天老師様。うん。さてと。 わしはいつものお楽しみよ E già ho capito che passatempo è. Oh, emblemi dell'anima ricevuti. Quello del maestro Muten. Abbiamo ottenuto il maestro Muten, leader della comunità degli adulti, e hai sbloccato una nuova bacheca comunità. In questa comunità puoi attivare abilità che ti aiutano a guadagnare più zeni, che sarebbe la moneta del mondo di Dragon Ball, quindi i soldi del mondo di Dragon Ball. Concentrati su questa comunità se vuoi riempirti le tasche. Ok, già inserita, perfetto. Raggiungi una colonna blu sul campo o parla con i personaggi che hanno un'icona col punto esclamativo blu sopra la testa per avviare una storia secondaria. Completandola otterrai esperienza, oggetti preziosi o emblemi anima. Ricorda che alcune storie secondarie possono essere completate solo in determinati momenti, quindi affrontale ogni volta che puoi. Le storie secondarie possono essere completate solo con determinati personaggi. Se hai problemi a completarne una, leggi bene gli indizi e cambia personaggio. Ok. Ne abbiamo già una, prima di andare a parlare con Krillin, che è con la tartaruga. Vediamo un po' cosa vuole, va? Che ti succede? Sembra distrutto. Eh? Oh. Qualcosa non va? Stai nascondendo qualcosa? Chiede Goku. Anno. Che quindi ecco si dice anno in giapponese. Il maestro Muten mi ha di nuovo nascosto il libro. Ok, ho capito, è una rivista per adulti. Oh. Hai visto quell'animale insolente? Tarta marina, parli di tarta marina, è appena scappato via. Che tipo di libro è? Davvero così speciale? Certo che sia il mio tesoro più prezioso, senza di quello... vabbè, tu che cosa faresti? Aiutare il maestro Muten a trovare il suo libro? Sì. Allora, se noi riusciamo a risolvere questa missione secondaria, avremo come ricompensa 44 di esperienza, una medaglia D, rivista per adulti, che cosa ce ne facciamo non lo so, pesce energetico ed erbe. Ok, avviata la missione secondaria. Che tipo di libro è? Vediamo se adesso ce lo dice. Un catalogo di costumi. Oh signore. Non sei cambiato in una virgola, vero maestro? Sembro sul Drattusa. Io vado a cercare lì sopra, tu pensa all'esterno. Ok, quindi, insomma, l'isola non è così grande. Parla con le persone e cerca di scoprire altro sul catalogo. Ok, allora Bulma ha il punto esclamativo azzurro, vediamo un po'. Ok. Ok, andiamo dalla tartaruga che è dietro la casa. Vediamo cosa dice. Dove è nascosto il libro del maestro Muten? Scusa, ma non posso dirti dov'è quel libro. Il maestro Muten non fa altro che leggerlo, deve imparare a controllarsi, quindi è meglio che rimanga sepolto per un po'. Ok, quindi è sottoterra. Ok. Eccolo! Allora, aspetta, intanto c'è questo, vediamo.
Goku e Bulma aiutano una tartaruga marina smarrita a tornare verso il mare. In segno di gratitudine, la tartaruga presenta loro il maestro Muten, il celebre eremita della tartaruga. Il maestro Muten li ricompensa donando a Goku la nuvola d'oro e a Bulma la sfera del drago che porta legata al collo. Ok, un'altra cosa da aggiungere all'enciclopedia. E sembra che questa terra sia stata smossa. Vuoi controllare più da vicino? Sì. Ehi, Trovato. tu! Ecco qua. Sapevo di aver fatto bene a prenderti come mio allievo. Sì, vabbè, per queste cose. Vabbè, chiamarmi per queste cose qua. Sfida completata e abbiamo ricevuto la nostra ricompensa. Bene così. Ok. Perfetto, adesso andiamo a parlare con Krillin. Ehi Goku, a proposito di quello che ha detto il maestro Muten, anche tu pensi che l'allenamento sia molto importante, vero? Non voglio perdere tutta la forza che ho accumulato, quindi sto pensando di ricominciare a fare sul serio. E ti credo, se no ti rammollisci, Krillin. Quindi stai dicendo che vorresti combattere con me? Con te, un'altra volta magari. Sì, appunto, anche perché se no ti dà una manata e sei completamente fuori combattimento. Per adesso mi concentrerò sull'allenamento mentale simulato. Ok, quello che abbiamo fatto all'inizio del primo episodio, che abbiamo combattuto contro Piccolo. Allenamento mentale simulato? Ah, intendi quello che si fa meditando? Provaci quando hai del tempo. Hai ricevuto una medaglia D da Krillin. Vuol dire che bisogna utilizzare questi per fare questo tipo di allenamento, immagino, se non ce l'hai. Ok. Eccolo qui, quello è il luogo dove puoi fare l'allenamento meditativo. Visita il campo d'allenamento. Va bene. Oh, scusa. Ok, spendi medaglie D per ottenere attacchi speciali. Quindi con questo allenamento, se vinciamo, otteniamo questo nuovo attacco speciale che è la raffica energetica. Una raffica di colpi dell'aura controllati manualmente che inseguono il nemico. Può essere usata contro più avversari. Interessante. Ok, proviamoci. E contro Krillin. Ricordiamo sempre di attaccare. Appunto. Ah, m'ha fregato. Non mi prendi. Preso! Ti sto facendo male! Ok, scherzavo. Ok, Dai che ti faccio fuori! Sei praticamente morto, non mi hai toccato quasi per niente. Vediamo un po'. Ok, nuovi suggerimenti per le mosse. Parata, puoi ripararti dagli attacchi tenendo premuto L2. Anche se stai già subendo danni, puoi ripararti per cercare di minimizzarli. Tuttavia, se resti in parata troppo a lungo, questa verrà spezzata e rimarrai senza difese per un certo periodo. Per evitare questa situazione, alterna parate e schivate. Ok, poi. Premi quadrato mentre stai parando per sbalzare via l'avversario. Questa tecnica viene chiamata esplosione e può annullare l'attacco del tuo avversario. Quindi è una perfetta manovra evasiva da usare nei momenti di difficoltà. Attacchi evanescenti. Premi X mentre stai parando un attacco per spostarti alle spalle dell'avversario e sbalzarlo via. Questa tecnica si chiama attacco evanescente. Richiede molta aura, ma è un ottimo modo per iniziare un contrattacco.
Tieni sotto pressione il tuo avversario usando esplosioni in corpo a corpo e attacchi evanescenti a distanza. Ok. Bello! Però appunto spreca tantissimo. Bello così. Ti ho preso? Sì! Ti ho distrutto, Krillin. Scusa. E abbiamo appreso la raffica energetica. Ottimo. Riparliamo di nuovo con Krillin. Va bene. Però prima mettiamo appunto nel nostro repertorio di mosse speciali la raffica di colpi. Quindi, personaggi. Goku. Griglia attacchi speciali, quadrato. Ok, e assegniamo la raffica di colpi. Ecco qua. Sempre Kiki, sempre lei che rompe le balle. Sì, proseguiamo con la storia e qui mi sa che comparirà finalmente Radish. Eccolo che arriva. Nave in fase di atterraggio. やはりこの星のやつらは生きていたか。カカロットのやつめ。いや、何もんだおめえ。戦闘力たったの5か。5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 
Pessima idea, amico mio. Morto. Nanto iu moroi minzoku da. Ookina pawa o motta yatsu ga iru. Kyori 4880. Kakarotto ka. No, è piccolo, perché se non ricordo male lui incontra prima piccolo. Eccolo qua, infatti. Totezzemonai power o kanjiru. Ok, allora premi L3 mentre voli per accelerare e sprecciare a tutta velocità. L'accelerazione consuma aura, quindi tieni d'occhio il tuo indicatore. La tua aura si ripristina automaticamente quando smetti di accelerare. Tenendo premuto L1 sul campo in volo, puoi percepire l'aura di animali, piante e altri esseri viventi nelle vicinanze. Usa questa funzione per trovare oggetti e animali da cacciare, dinosauri, oggetti chiave, campi di allenamento e altro. È un ottimo modo per individuare facilmente elementi lontani o oggetti specifici, quindi usalo più che puoi. Mentre ti muovi sul campo, premi L1 per cercare aure nei dintorni e localizzare i nemici scoprendo quanti sono e in che direzione si muovono. Blu, nemici più deboli di te. Gialla, nemici con potenza pari alla tua. Rossa, nemici più forti di te. Ok. Colpi dell'aura.
Usa L2 per passare la visuale in prima persona, da qui premi quadrato per scagliare un colpo dell'aura, ottieni premuto per usare un colpo d'aura caricato. Se colpisci un animale con un colpo dell'aura, lo stordirai rendendolo più facile da catturare. Puoi anche colpire il terreno o altri ostacoli per ottenere materiali. Prova a colpire vari oggetti sul campo. Aerovie. In ogni area ti trovi delle particolari correnti ventose chiamate aerovie. Attraversarle è un ottimo modo per ottenere sfere Z. Quando ti avvicini all'ingresso o a qualsiasi altro punto di un'aerovia e lo tocchi, verrai automaticamente trasportato al suo interno dal vento. Puoi uscire da un'aerovia usando il volo accelerato, ma non puoi entrarci mentre lo usi. Esistono delle rare aerovie che appaiono solo in determinate condizioni. Contengono più sfere Z rispetto alle normali aerovie, ma anche tipi più rari di sfere Z di oggetti. Queste aerovie fantasma scompaiono quando lasci un'area, quindi sfruttale subito quando le trovi. Ok, andiamo verso Radish e vediamo un po' cosa troviamo. Allora, aspetta un attimo. Ma c'è qualcuno? Eccoli! Raffica energetica, eccole qua. Durante questo attacco speciale puoi usare L per mirare l'avversario e sferrare numerosi colpi dell'aura. Se lo colpisci, infliggerai danni aggiuntivi. Questo tipo di attacco ha due varianti: una che ti permette di scagliare più colpi mentre muovi il cursore, e una con cui puoi agganciare un bersaglio e attaccarlo. La seconda è particolarmente utile se ti serve precisione, se il tuo bersaglio è piccolo e difficile da colpire. Fatto. Morto? No, non ancora, ma. Passo e schivata. Per schivare un attacco premi X subito prima che il colpo vada a segno. Il tuo personaggio sparirà brevemente e riapparirà senza un graffio. Il tuo avversario inizierà a muoversi rallentatore e avrà l'occasione perfetta di passare al contrattacco. Inoltre, schivare un attacco riempirà il tuo indicatore di tensione. Ah, ecco come faccio a riempirlo velocemente. Questa tecnica ti aiuterà in attacco, in difesa e persino durante il movimento, quindi padroneggiala in fretta. Facile, ok, molto facile questa. Va bene, allora, la direzione era giusta, andiamo. Però prima vedo delle sfere lì, quindi. Prese. Ancora. Va bene. Dai che ti faccio fuori, non mi rompere le scatole, ho altro da fare, su! Oh, là! Perfetto! Stavamo dicendo? Lì! Arrivo! Eccoci qua! カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。戦闘力322。こんなやつもいたのか。Pensare che quando Goku va su Namek è oltre a non so quanta di forza, altro che 322. だが、所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。Si combatte adesso, ragazzi. Ok. Vai. Fuori dalle scatole.
Oddio, non ho... non ho aura. Aspetta. Buono, bella mossa. Adesso non mi stai creando problemi, lo sai? Non mi ha manco sfiorato fino adesso. Scherzavo. Preso. Sì, però mi stai comunque colpendo, nonostante io ti stia facendo male. Ma dove cavolo era? Mi ha fatto la schivata da dietro e non lo vedevo. Ah, non ho abbastanza aura per fare... Ah no, ce l'ho fatta. Ok, devo fare la... comparire da dietro, ce l'ho fatta. Ok. Beh, dai, non mi sono comportato malissimo. Sono tedo ka. Kondo wa ore no ban ka na. Dewa waza no mihon o misete yaru. E questo è Goku. Che fa la bella statuina? Ah, ecco. L'ha sentito. Eccolo qua. Ciao, fratellino. Sei giusta, na. Daga hitome de wakatta zo, Kakarotto yo. Chichioya ni sokkuri da. Ma? Kakarotto. Kono hoshi no arisama wa nan da? Jinrui wo shimetsu saseru koto ga kisama no shimei datta hazu da. Imamade nani o asonde ita? Ome, itte dari da? Nani mon nan da? Nani mo kamo wasurete shimatta to wa yakkai na yarou da. Kisama wa kono hoshi no ningen dewa nai. Umare wa wakusei Vegeta. Hokori takaki zen uchiu ichi no kyousen shizoku saiyajin da. Sì, che da bambino, quando ho visto la puntata dove si scopriva che Goku non era un terrestre, ho detto sì, vabbè, quando mai? Soste kono ore wa kisama no ani Raditz da. Sei il più debole di tutti, mamma mia. Itarame da. Itarame yu na. Kisama wa kono hoshi ni sumu jama na ningen domo o zetsumetsu saseru tame ni okuri komareta no da. Wareware saiyajin wa kankyou no yoi hoshi o sagashi soko ni sumu mono o zetsumetsu sasete kara iseijin tachi ni takaku uru no ga shigoto da. Kono hoshi no you ni reberu no hikui tokoro ni wa omae no you ni akanbou o okurikomu. Debole Goku. Sì, vabbè. Aspetta dopo, va va. Saiwai na koto ni kono hoshi ni mo tsuki ga aru shi na. Moshi sore ga hontou no koto datta ra hidei yatsura da. Oi. ここには月があるから、なんで幸いなんだ? È vero, perché Goku non ha mai saputo nulla. とぼけるな。月が深淵を描くときこそが、我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はぁ?何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっととけれ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど残ったサイヤ人は
お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。Guardate il povero Gohan come è spaventato. Haka ittero. Sonna koto ora shindatte te kasu mon ka. Narudo na. Ushiro no shippo ga haeta gaki wa omae no ko daro. Sono musuko o kashite morau to suru ka. Sore ijo chikayotte miro. Butto. Yareru mon nara yatte miru ga ii. Ci siamo ragazzi. Ci siamo. Eccoci. Preso in piena. Vediamo la nuova mossa. Ho sbagliato mira, non l'ho beccato manco una volta. Perché miro in alto invece che in basso, incredibile. Vediamo se riesco a prenderlo alle spalle. Preso! Sì! Aspetta. Ok, ci sono, però sono senza aura. Aiuto. Ok. Ai, calma. Aspetta. Preso. La Kamehameha mi aiuta tantissimo, ragazzi. Ok. Oh, beh, un po' di difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Aumentato anche il livello, vai. Cioè sembra la scena tipo di Ken il guerriero di Giulia quando se ne va con Shin. Ammazzare. Se vede solo. Meno male è arrivato piccolo. Kisama demo kono ore demo matomo ni tachiuchi dekiru aite dewa nai. Daga ore to kisama ga kumeba taoseru kanousei ga sukoshi wa aru. Tashika ni. Shikashi omei ga te o kumu nante dou iu kaze no fukimashi da. Kanchigai suru n janai. 地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには。Mi fa strano vedere Piccolo ancora che cerca di conquistare il mondo e che è ancora cattivo. 貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よ
し。ね。Cosa mi dà? Vita drink. Che roba è? Una bevanda ricostituente ad azione rapida. Se ti trovi nei guai, bevi in un sorso per riprenderti. Prova a inserire un oggetto curativo nella tua griglia oggetti. Ok, vediamo. Regista griglia. Vediamo. Vai con la X. Mi è più veloce. Thank you. Oi. E si parte. Sarà una bella sfida, ragazzi. L'invincibile coppia. Un lungo tutorial di 6 pagine, personaggi di supporto. Dopo aver raggiunto un certo punto della storia, inizierai a viaggiare e combattere insieme ad altri personaggi. Questi personaggi di supporto ti assisteranno in molti modi durante gli scontri, quindi ricordati di chiedere il loro aiuto. In battaglia puoi far eseguire un assist attacco speciale a un personaggio di supporto tenendo premuto R1 per aprire la griglia assist e poi premendo cerchio X quadrato triangolo per attivare l'attacco assegnato. Dopo averlo fatto, l'icona del personaggio di supporto si oscurerà e dovrai aspettare del tempo prima di poter sfruttare di nuovo il suo aiuto. Usare un assist attacco speciale riempie anche l'indicatore di supporto del relativo personaggio. Bene. Quando l'indicatore di supporto di un personaggio è pieno a metà, quel personaggio eseguirà automaticamente un assist aiutandoti in attacco, in difesa o in altri modi. Il tipo di assist usato dipende dal suo stile. Esistono in tutto 3 stili. Inoltre, più alto è il livello di amicizia con quel personaggio, maggiore sarà la capienza del suo indicatore di supporto. Facendo doni ai personaggi di supporto dall'opzione comunità della schermata emblemi anima, aumenterai l'amicizia con loro. I personaggi di supporto di tipo attacco hanno come priorità l'offensiva contro gli avversari, inseguono i nemici che sbalzi via, ed eseguono attacchi speciali in combinazione con i tuoi. I personaggi di supporto di tipo difesa ti aiutano intralciando gli attacchi degli avversari e bloccando i loro colpi d'aura. Questo mi sarà utile. I personaggi di supporto speciali ripristinano il tuo IPS e la tua aurea. C'è anche una piccola probabilità che inseguano gli avversari o blocchino i loro attacchi, rispettivamente come i supporti di tipo attacco e difesa. Ora puoi raggiungere altre aree. Vediamo un po'. Spostamento fra le aree. Puoi spostarti in altre aree della mappa del mondo, accessibile spostandoti oltre il limite di un campo, volando in alto nel cielo e premendo triangolo della mappa area. Ecco le informazioni disponibili nella mappa del mondo: materiali recuperabili, medaglie D, sfere del drago se presenti e storie secondarie disponibili. Ragazzi, allora siamo giunti alla fine di questa puntata, per oggi io mi fermo qui. Abbiamo visto nuove meccaniche di gioco riguardanti sempre il gameplay di combattimento, nuovi suggerimenti e adesso vedremo di affrontare nella prossima puntata Radish insieme a Piccolo con questa specie di tag team. Stavo parlando, comunque. Ragazzi, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, se vi è piaciuta mi raccomando come sempre mettete tanti like, condividetela, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, qui sotto come sempre trovate sempre i link ai miei canali social, Instagram e Facebook, e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi, un abbraccio, un bacio dal vostro Enomis e come sempre, state un buon.